Sarebbe stato prima colpito in pieno, scaraventato a terra e poi schiacciato da una parete di cemento. È morto così Francesco Trasi, 31 anni, giovane operaio di Solofra in Irpinia, Torre le Nocelle, alla località Campoceraso, zona al confine con Venticano. Adagiato su un fianco all'ingresso di un capannone, centrato da quel pannello pesantissimo, aveva ancora il telecomando della gru tra le mani. Qualcosa non ha funzionato durante le operazioni. Un altro operaio, testimone oculare dell'accaduto, che era al suo fianco, è riuscito a salvarsi per un soffio. Il blocco di cemento viene utilizzato per il montaggio di cabine elettriche prefabbricate. Francesco era un esperto nel suo lavoro, tra i primi alle dipendenze di questa azienda. Afferrati dal dolore, i titolari dello stabilimento, che sono stati ascoltati insieme al resto degli operai dal procuratore capo di Avellino, Rosario Cantelmo, giunto sul posto personalmente insieme ai carabinieri, ispettorato del lavoro e ASL. Fuori dai cancelli ci sono i familiari degli altri operai, visibilmente scossi dopo l'accaduto. Dolore e rabbia. Usciva il ragazzo. Di vista. Una zona già tristemente nota, quella in questione, dove si contano negli ultimi anni almeno 4 vittime sui luoghi di lavoro. In questo preciso istante non posso che esprimere il mio cordoglio per la vittima, per i familiari. La notizia, a dir poco, che desta sconcerto. La terribile notizia ha scosso in poco tempo Solofra. Francesco era un ragazzo conosciuto da tutti in paese, un gran lavoratore che dedicava il suo tempo libero con passione e impegno al sociale, attivamente impegnato nel volontariato, passione per i motori e la locale squadra di calcio. Un tristissimo martedì di settembre che ha segnato purtroppo l'ennesima morte bianca in Campania.